Gesù, siamo qui ai tuoi piedi, noi ti adoriamo, dalla nostra bocca esca sempre la lode a te. Ti adoriamo, Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Abbiamo cantato con la nostra gola a te, abbiamo impegnato la nostra bocca ed è scritto la tua lode sempre sia sulla mia bocca. Signore, custodisci la nostra bocca, perché pronunci parole di lode a te, di benedizione a te, che ci hai dato la vita. Pronunci parole di lode e di benedizione verso coloro che tu ci hai dato compagni nella vita. Pronunci parole buone, parole sagge, parole vere, perché la parola è sacra, perché la parola ci riporta a te, che sei la parola del Padre, e tu sempre pronunci parole vere, parole belle, parole buone, perché tu sei la verità, sei la bontà, sei la bellezza. Signore, questa mattina vogliamo esprimere con la nostra bocca, con la nostra gola, la tua lode, la lode che tu ci hai dato, perché lo datti è dono tuo. La lode tu ce l'hai dato come dono e noi te la ridoniamo, Signore, mettendo tutto il nostro essere in questa lode, perché la parola che tu ci hai dato ritorni a te, o Padre. E Gesù che scende in noi e nello Spirito ritorna a te. Padre Santo, ascolta la parola della nostra bocca. E il tuo figlio Gesù che suona sulla nostra bocca, ascolta questa nostra parola di lode e benedici i tuoi figli che hanno accettato la parola che tu loro hai dato. Signore, ti ringraziamo della parola che hai dato agli uomini, il dono della parola. Non l'hanno gli angeli, i quali soltanto col pensiero comunicano, con lo spirito comunicano, e lo spirito, il pensiero, non ha bisogno di parole quando siamo fuori nel mondo umano, nel mondo creato, qui sulla terra. La parola ce l'abbiamo noi, come l'ho data agli uomini, la parola che esprime il pensiero, che è la veste del pensiero. Signore, fa che noi usiamo bene la parola e innanzitutto con la parola benediciamo te. Benediciamo te, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cantiamo a te che ci hai data la parola, perché il primo dono che tu ci hai dato vogliamo che ti ritorni a te. Signore, metti la tua parola sulla nostra bocca e il nostro canto esprime il nostro ringraziamento, la nostra fede, il nostro amore a te. Lode e gloria a te, Signore. Naya lili namashi ane mutanti ashe ayorani Nyagiri anayonami nayarani Iri namu namashi na fendi varani munature Nagira anayoyonyami nam Nashanti mantirioni munina yuranu. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca,
ma piuttosto parole buone che possono servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E per questo non vogliate acquistare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malignità, siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Signore, l'Apostolo Paolo agli Efesini traccia ai cristiani l'uso della bocca, l'uso della parola. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma soltanto parole buone che possono edificare, consolare, aiutare il prossimo. Parole di verità, parole di bontà, parole di pace e di conforto. Questa è la parola del giusto. La parola dell'iniquo è asprezza, è sdegno. E maldicenza, maledice Dio e maledice il prossimo, fatto d'immagine di Dio. Signore, ti chiediamo che sia la tua parola a dimorare dentro il nostro cuore e dentro la nostra bocca, e che il cattivo, il maligno, non ci suggerisca parole amare, parole dure, parole di menzogna, parole che distruggono. Signore, ti chiediamo questa mattina di poterti lodare sempre e di poter amare il prossimo con la nostra bocca. Ti vogliamo questa mattina lodare e benedire. Liberaci, Signore, da ogni oppressione. Oh, Signore, che questa parola di lode sia liberante per noi. Ci possiamo liberare, oh Signore, da tutto ciò che ci opprime, cantando a te, benedicendo te, lodando te, lode e gloria a te, Signore. Signore Gesù, ti chiediamo di essere sempre in ascolto della tua parola, perché la tua parola è parola di vita. Signore Gesù, parla, parla, fa che noi siamo ascoltatori buoni della tua parola e la conserviamo dentro il nostro cuore. Se noi conserviamo la tua parola dentro il nostro cuore, quando noi parliamo, parliamo con le parole tue. Signore, ti chiediamo il dono della parola. Tu sei la parola del Padre, parola di verità, di amore, di misericordia. Nascondi dentro il nostro cuore questa tua parola, perché noi possiamo essere eco della tua parola per lodare il Padre, per edificare il prossimo. O Gesù, parola eterna, vieni dentro di noi. Chiediamo la tua parola, oh Signore, scendi con parola dentro di noi ed esprima la nostra parola, la verità, esprima la bontà, esprima l'amore. Tu hai detto, la vostra parola sia sì, no, no, tutto il resto viene dal maligno. Ma che il maligno non inoculi in noi la sua parola, parole di asprezza, parole di menzogna, parole di odio. Queste sono parole del maligno. Ma, oh Signore, che noi chiudiamo la mente, la bocca, il cuore a qualunque parola che non venga da te. Signore, apri la nostra bocca perché possa ricevere la tua parola e perché possa pronunciare sempre la tua parola. Lode e gloria a te, Signore. Ora ci dà questo testo di Tito 3.
ricorda loro di essere sottomessi ai superiori e all'autorità, di obbedire e di essere pronti per ogni opera buona e di non parlare mai male di nessuno, di evitare le contese, di essere mansueti, mostrandogli dolcezza verso tutti gli uomini. Signore, com'è bella questa parola. Signore, tu ci dici di mostrare dolcezza verso tutti gli uomini, di essere affabili verso tutti. Tu ci dici di non cedere a contese, di non cedere a parole cattive, di parlare sempre bene e mai male di nessuno, di evitare ogni contesa, di essere lontani da ogni mormorazione e da ogni maldicenza. Ti chiediamo, Signore, che la tua parola dimori dentro di noi e circoli in mezzo a noi e non ci sia posto in noi e nel nostro gruppo per la parola che viene da altra fonte. Noi vogliamo attingere la parola soltanto a una fonte, alla fonte dell'acqua fresca, alla fonte dello Spirito. Gloria, gloria a te, Signore. E adesso diamo la parola a voi perché possiate continuare la lode, il ringraziamento. La lode al Signore, il ringraziamento al Signore è una parola buona. Cerchiamo di usare questa parola buona verso il Signore. E a ringraziare il buon Dio lo faccio volentieri. Cellule tumorali vengono distrutte dalla potenza di Dio in una persona che soffre da 3 anni. Chiediamo al Signore che questa persona sia via a pronta e sicura guarigione. Il Signore tocca gli occhi di diverse persone, soprattutto gli occhi arrossati di una persona che è qui presente. Il Signore tocca la scapola di un'altra persona, la scapola destra, dolorante. Ha riflessi anche sul petto. Il Signore tocca e guarisce. Ringraziamo il Signore di tante altre guarigioni che ha nelle mani e che ancora non agisce perché ancora non abbiamo invocato il suo nome, ancora non abbiamo chiesto. Chiedete e otterrete, dice il Signore. Chiedete, otterrete. Non bisogna stare seduti in attesa che il Signore, se vuole, venga, se non vuole, sia al suo posto. Ma il Signore ci dice di chiedere, di insistere, in fede, nella sicurezza di ottenere, perché è Lui che ce lo chiede. Signore, ti chiediamo di ascoltare la nostra preghiera. Chiediamo, Signore, questa mattina che la tua parola penetri dentro di noi e diventi preghiera davanti a te. Gloria e gloria a te, Signore. Adesso leggiamo i nomi di coloro che ci raccomandano alla nostra preghiera. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando il cuore scompensato di una persona. Stai guarendo una tachicardia in un'altra persona. Ti ringrazio, Signore, perché stai toccando il fegato dolorante di una persona. Ti chiediamo, Signore, di concedere tante, tante grazie. Signore dice, voi non chiedete, per questo non ottenete. Non chiedete. O se chiedete, chiedete male, perché
per questo non ottenete. Osservate il mio Vangelo. Vi va detta una parola di verità. Chiedete, vi sarà dato. Bussate, vi sarà aperto. Sappiate bussare. Sappiate chiedere e otterrete, perché la mia parola non cade in vano. Signore, dacci di poter chiedere seriamente, nella fede, di chiedere nell'amore, di chiedere nel tuo nome per ottenere. La tua parola non può essere resa vana, perché la tua parola è parola di verità e tu hai dato questo giuramento. In verità vi dico, Signore, se non fosse la verità, non ce l'avresti detto. Se tu ce l'hai detto, vuol dire che corrisponde a verità. Signore, dacci il modo di chiedere e di chiedere bene, di chiedere nell'amore, di chiedere in grazia tua, di chiedere in unione con gli altri, di chiedere nel nome del Signore, di chiedere con umiltà, di chiedere con abbandono, di chiedere che si faccia non la nostra, ma la tua volontà, e allora noi otterremo quello che tu ci metterai sulla bocca, perché è soltanto lo Spirito che viene esaudito. Signore, fa che noi nello Spirito chiediamo, non chiediamo da noi stessi, ma sia lo Spirito tuo a chiedere in noi, e il Padre che ascolta la voce dello Spirito darà quello che noi chiediamo. Lode e gloria a te, Signore. E adesso, fratelli, faremo la processione. Dopo la processione faremo il rito dell'imposizione della candela alla gola. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto è Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto è lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.